Da Imola FM News per le prove ufficiali della Stock 600. Vediamo com'è andata per il nostro Riccardo Russo. Riccardo Russo ha un solo obiettivo prima di scendere in pista per la seconda sessione di prove ufficiali, quello di difendere la prima fila conquistata il giorno precedente e di partire in griglia avendo strada libera. Il buon umore e la serenità d'animo non mancano al pilota campano, che solamente qualche minuto prima dell'inizio della sua manche trova persino il tempo di scherzare. Siamo qui con Cristiano Migliorati, attualmente il ragazzo più importante di questo campionato. Cristiano, cosa ne pensa di questo campionato? Ma posso dire che è un campionato molto interessante e propedeutico. Noi fortunatamente abbiamo puntato su un pilota davvero competitivo in gamba, che è Riccardo Russo, giovane, determinato al punto giusto per poter esplodere a breve. Quindi continuiamo a supportarlo, a seguirlo nel migliore dei modi, sperando che la sua crescita, insomma, continui. E in questo momento dov'è Riccardo Russo? Ma Riccardo Russo in questo momento è alla mia destra, con un microfono in mano, che sta scherzando poco prima del secondo turno di prove ufficiali, quindi sdrammatizza benissimo questo momento delicato nella gara di casa. E Ricky ha anche questa capacità di saper voltare pagina in un attimo, quindi da quando chiude la visiera diventa il pilota convinto che conosciamo e pronto a sicuramente partire in prima fila, non ho dubbi. Allora, grazie a tutti, ci vediamo dopo per il secondo turno di qualifiche. Dopo il primo quarto d'ora di prove ufficiali in questa seconda sessione, Riccardo Russo è quarto posto. Niente da fare, Riccardo Russo, che era stato terzo per molta parte di questa seconda sessione, adesso è scivolato al quinto posto. Peccato, poteva andare sicuramente un po' meglio. Siamo qui con il team manager che sta ultimando di guardare le prove, un commento subito a caldo. Ma siamo comunque soddisfatti perché ha un buon passo gara, quindi sì, purtroppo abbiamo giocato la carta della gomma nuova forse un po' in anticipo rispetto agli altri piloti. Adesso vedendo purtroppo ha perso un'altra posizione, sarà sesto dunque in griglia Riccardo Russo, staremo a vedere. Alla fine abbiamo girato con ottimi tempi, solo che peccato la moto mi scivolava molto davanti, avevamo anche problemino di usura perché avevamo fatto tanti giri, però va bene lo stesso, vediamo di fare una bella gara. L'impressione è che tu sei velocissimo nei primi due settori di gara e invece nel terzo e nel quarto paghi qualche decimo. Sì, i due primi settori accendevo sempre dei caschi rossi e poi, visto che nell'altra parte era un po' più guidata, nelle staccate facevo un po' fatica e quindi perdevo qualcosina. Riccardo Russo partirà alle ore 18 in seconda fila dopo Mecher, Morentino, Cocco, Day e Mark. Prossimo appuntamento con FMI News da Imola, subito dopo le prove di qualificazione ufficiali della Stock 1000 e la gara della Superstock 600.